Pakistan nord-occidentale. Le Nazioni Unite hanno parlato di più di 1000 attacchi contro scuole e insegnanti nel periodo dal 2009 al 2012. La stampa di Kabul riporta l'incremento di casi di aggressione con l'acido contro le studentesse per strada e sugli autobus. Inoltre, la conseguenza diretta nelle regioni dove la guerriglia prevale pare essere la chiusura delle scuole nei tre periodi più o meno lunghi. Ci puoi dire qualcosa sulla situazione del sistema della scuola pubblica e se ci sono anche altre possibilità per i bambini e per gli adolescenti di accedere a un'istruzione adeguata? Yeah, that's true what you talked about, and unfortunately in most villages of Afghanistan, and in Pakistan, the situation is not very different. Schools that not exist or are not operated, and especially in the last 2 years since the appearance of ISIS groups, most of these schools are closed down. È vero quello che ha appena detto, e in effetti sia in Afghanistan che in Pakistan la situazione delle scuole è molto critica, e soprattutto in questi ultimi 2 anni dove l'ISIS ha preso piede sta diventando ancora peggiore. Unfortunately most of the families they prefer to protect them. The most important thing is survival of their children than getting education, and that's the reason that in some areas where the schools are run, families do not want to send their children because they are not sure about safety, what can happen. On the way going to school it's very dangerous because suicide attacks can happen. The schools are under constant attacks, and in certain areas families are threatened not to send their children to school. In effetti il problema della scuola è un grande problema perché dovuto al problema della sicurezza, in alcune aree le famiglie tendono a non mandare i bambini e le bambine a scuola perché hanno paura che nel tragitto da casa a scuola possano essere rapite, violentate e così via. Per cui tendono a proteggerle non mandandoli a scuola. Unfortunately, due to corruption, most of the schools run by government are not operated properly. The salary for teachers are not paid since months, and chairs and equipment are looted, has not been provided to children and to school. Many schools in their budgets and their projects are written only on paper, but it's never been implemented. They actually does not exist. In pratica, dovuto alla grande corruzione che esiste nel governo, le scuole governative sono in pessime condizioni. A volte non hanno neanche, non so, le sedie, i banchi e così via. E quindi nonostante il governo stanzi dei quattrini per le scuole, poi alla fine non esistono. So there are some, I mean it very depends on each individual family. Most of those more open-minded families and living in the bigger cities, they themselves try their best to find some opportunities like private teachers or private courses. To give a better education to their children, or they themselves help their children at home. But no services or good quality services are provided by the government. Quindi il governo non fornisce nessun tipo di scuola seria. Quindi dipende un po' dalle famiglie, e dice le famiglie che hanno possibilità o che hanno apertura mentale cercano di fornire un'istruzione ai propri figli,
e lo fanno o attraverso corsi privati o insegnanti privati o aiutandoli loro stessi. Il sistema giudiziario dell'Afghanistan prevede che l'età minima per sposarsi sia 16 anni per le donne e 18 per gli uomini. Nonostante questo, il 60% delle ragazze si sposa prima di